Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Paladino Luminescenti. Oggi si va a prendere d'assalto il quartier generale del Team Galassia, dato che la scorsa volta abbiamo sconfitto Bianca. E Team Galassia ha recuperato tutti quanti i Pokémon dei laghi e li hanno portati qui al quartier generale per estrarre la rossa catena dei loro corpicini, piccoli e indifesi. Indifesi un paio di Pokéball. Oh 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 oh, ci siamo! Ehi, Cyrus, come va? Hold up! Wait a minute! Oh my god! Capisco, tu devi essere l'allenatore di cui mi hanno parlato. Il pazzoide che si vuole opporre al Team Galassia. Anche se non mi aspettavo che l'allenatore fosse un semplice bambino. So perché sei qui. Posso percepirlo. Si tratta di Uxiem, Esprit e Azerf, vero? Puoi salvarli? Non ne ho più bisogno. Se vuoi salvarli vai pure, non me ne puoi importare di meno. Ma devo dire che sei proprio un ragazzo interessante. Questi Pokémon non hanno niente a che fare con te, no? Eppure puoi comunque salvarli per pura bontà d'animo. Ti farò rimpiangere amaro la tua bontà d'animo. Bene, Cyrus, questa è l'ultima volta che ci incontriamo? Cioè, nel senso, con lui si lotta anche al Monte Corona, mica mi ricordo. Tre volte, sì, come tutti quanti i boss, no? Tre volte. Fase 1, fase 2 e fase 3, no? Devo tirare fuori per forza le armi pesanti? Tirerò fuori le armi pesanti, che devo fare? Oh no, ha un Magneton, attenzione! Ancora! Ora, 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 ora! Non ce l'ha fatta, ora, ora. Non ce l'ha fatta. Un attacco volante mi devasta! No, uccello coraggioso, no! Però va capo anche lui. Cyrus è sconfitto. Dai, levati Tato. Fammi andare a salvare i Pokémon che purtroppo sono già stati fin troppo maltrattati. Mi dà la Master Ball. Ci servirà in questo episodio, sì. Me ne vado al Monte Corona. Già, Monte Corona, dove ci siamo incontrati la prima volta. Veramente ci siamo incontrati anche all'inizio dell'avventura, ma vabbè. Non si ricorderà. Vattene, Saturn. Non voglio parlare con te, vattene. Levati, bravo. Fammi rilasciare i Pokémon. Let's go. Pokémon, potete tornare al vostro lago d'appartenenza. Sì, ha fatto la rossa catena, Cyrus, lo so. Il piano ora è di andare al Monte Corona a fermare Cyrus una volta per tutte e porre fine al suo Team Galassia e a tutto il suo malvagio piano di impossessarsi della regione di Sinnoh, creandola, però da zero vuole distruggerla per ricrearla. Che piano malvagio. Se qui ci si viene prima di sfidare Cyrus, si troverà che la porta è sigillata e se non sbaglio ci sono i tre Pokémon del lago incisi. Siamo pronti allora? Siamo carichi. Siamo pronti. Oh, Shaymin! Che succede, Shaymin? Sei spaventato da cosa? Ok, ha una ricarica totale. Perfetto. Era preoccupato per me allora. Ah, qualcosa di grosso sta per accadere qui. Altre sfide di cui non sentivo il bisogno. Ora. Ci sono ste due. Martes e Jupiter. Però, con un piccolo twist, Barry mi darà una mano. Combattiamo. Wow, 6 Pokémon per uno. Devastante. Mamma mia. Allora, ecco, grazie. Mi toccherà, mi sa, perché Cyrus qua vuole lottare l'altra volta. Però aspetta. Ora è importante. Mi tolgo un attimino. Tutto è pronto per la creazione di un nuovo mondo. Ora tutto finirà. E tutto inizierà. Con questa rossa catena che ho creato con i tre Pokémon del lago, aprirà il portale per un'altra dimensione. Io comando a voi di liberare il vostro potere per me. Dialga, il mitico Pokémon e padrone del tempo. E l'altro, Palkia, il mitico Pokémon e padrone dello spazio e dimensione.
Dovevo aspettarmelo. Uxie, l'essere della conoscenza. Azelf, l'essere della volontà. E Mesprit, l'essere delle emozioni. I Pokémon che sono venuti a proteggere Sinnoh. Patetici e inutili. Cos'è questa pressione che sento? Qualcosa è arrabbiato. Interessante. Quindi è questo il Pokémon che può apparire solo come ombra. Attenzione, ci siamo. Rieccomi, torno. Ecco i Pokémon dei laghi che entrano nel vortice. Uxie, Mesprit e Azelf. Link, ci ho messo un po', ma alla fine ho trovato la risposta a ciò che stavo cercando. Quando questo mondo è stato creato, di Alga e Palkia sono apparsi. Apparentemente c'era un altro Pokémon, però, che è apparso allo stesso tempo. Un Pokémon tanto potente quanto di Alga e Palkia. Un Pokémon chiamato Giratina. Si dice che viva su un mondo opposto al nostro. Ecco cos'era quella ombra. Doveva essere Giratina. Dobbiamo entrare nel portale. Se non verrà chiuso, Sinnoh potrebbe essere distrutta. L'intero mondo verrà distrutto. Sei pronto? Dobbiamo acchiappare Cyrus. Sbrighiamoci! Capisco. Allora, è solo una mappa. Ma sinceramente, chi se ne frega? Ragazzi, è bellissimo. Wow, bellissimo. Questo Pokémon ombra ha semplicemente interrotto i miei piani. Dialga e Palkia obbediranno al mio volere. Il mio mondo diventerà realtà, non perderò. Non contro questo Pokémon ombra. Non in nessun inutilissimo mondo. Non con i poteri di Alga e Palkia, non con te. Va bene allora. Quindi hai Alga e Palkia? Interesting. Stanno a 70, immagino, vero? Devono essere a 70, se no non c'è divertimento, no? Per la IA a farci fuori, a te pareva. Vabbè, però intanto uno ci prova, oh. Ah, bene, bene, bene. Sono più veloce, ottimo. Ok, inferno e pepe dell'attacco, Dragon Pulse. Ok, è fatta. Oh no. Oh no. Vabbè, sì, super efficace. Fra col tempo, è ovvio. Però Palkia ha fatto il suo attacco e ci ha mancato. E direi allora che quanto è veloce lui... 139, quindi basta mandare un Pokémon più veloce. Per Dialga ci siamo e per Giratina... Per Palkia, allora, Dialga ci siamo, Palkia palla ombra se ne va. Grande, Dialga ora con un Power Up Punch e ci saluta. Andato, boh, lotta semplicissima, chissà che mi aspettavo io. Mi aspettavo un'altra 6, un'altra 6 versus 6 perché è devastante sto gioco a livello di lotte. Tutti quanti hanno 6 Pokémon e se non ne hanno 6 sembra che abbiano un aneurisma. Sono stato sconfitto. Non importa. Ci saranno altri modi per far sì che il mio piano si avveri. Non posso perdonarti per aver interferito con i miei piani di continuo. Ti eliminerò qui. Non esisterai nella mia realtà. Sembrava strano in effetti. Cioè Cyrus ha un Charizard che ha fatto solo vampata. Non ha fatto altro. Absol che è andato KO subito. Tutti quanti i suoi Pokémon sono andati KO con un attacco. Perché ho fatto diverse dragodanza. E boh. Lotta inutile. Non serviva a farla, secondo me, parere mio personale. Poi dopo ognuno ha le sue idee. Allora, ora tocca a Giratina. Ce la facciamo?
Non penso che tu possa sconfiggere o catturare quel Pokémon. Questo mondo bizzarro non è altri che quel Pokémon. Catturarlo o sconfiggerlo non lo farà scomparire. Bah, fa come ti pare. Beh, è ovvio che userò una Master Ball per catturarlo. Ah, non posso lanciarla? Non puoi lanciare una Pokéball. Io che non mi sono ricaricato, ovviamente, perché dico, vabbè, lo catturo e c'ha tanti cari saluti, no? Devo sconfiggerlo proprio. Boh, sto revitalizzando nel frattempo che non ce la fa a mandarmi KO, perché almeno provo a vedere se qualcuno resiste, non penso poi si possa scappare a questo punto. Lui fa Aura Sphere, mi manda KO, quindi Ice Fang è più veloce, ma forse potevo resistere se avesse ricaricato con Iperpozione, forse no. Tanto era più veloce, mi attaccava il turno dopo. Earth Power che mi prende, perché comunque l'abilità è diversa. Dragon Pulse, ok, Earth Power lo prendo, perfetto. Ok, ora si inizia a ragionare. Ora si può iniziare a ragionare. Non troppo però, non si ragiona troppo. La Master Ball non si può lanciare. Forse devo mandarlo. Forse è come i boss di Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, che devi indebolirli fino al limite e poi lanciare la Ball. Cioè, sarebbe una cosa, sì, fattibile. Ok, è fatta. No, forse no. Ok, è fatta, sì. Che strano che bisogna sconfiggerlo e non catturarlo. A meno che non devo mandarlo a vita rossa e poi provare a catturarlo. Ma tanto alla fine non è che lo userei. Non lo userei comunque. Ok. E questo posto? È Camilla. È il quarto lago. La fonte saluto. Professore, sì, ho combattuto Giratinas. E i Pokédex hai visto un totale di 128 Pokémon nelle medaglie? Oh, te ne manca solo una, quella di Sunnyshore. Non ricordo il nome italiano, ma comunque me lo ricorderò per il prossimo episodio. Tranquilli. Bene, direi allora che per questo video è tutto. Nel prossimo andrò a conquistare l'ultima medaglia della regione di Sinnoh e poi ci saranno i Super 4. E la campionessa, ovviamente. Allora, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare. Se vi va, e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!